Grande successo nella giornata inaugurativa al Museo Storico di Pietrarsa. Oltre 2.000 persone si sono riversate a visitare lo storico museo. Grande successo soprattutto per quanto riguarda la presenza di giovani alla collaborazione del Liceo Scientifico di Portici Filippo Silvestri. Professoressa Anna Maria Visconti, si è riaperto il Museo di Pietrarsa, si sono riversati migliaia di giovani, un fatto molto importante, un patrimonio nazionale restituito ai porticesi, soprattutto ai giovani che cominciano finalmente a conoscere il territorio e il valore soprattutto delle nostre territorio dove loro hanno le radici. E i ragazzi queste radici hanno cominciato a conoscerle, per quanto mi riguarda, con il progetto La Scuola Adotta un Monumento della Fondazione Napoli 99, già dal 1993, quindi i giovani che stanno qua allora non erano ancora nati, ci sono intere generazioni che sono cresciute con questo progetto che adottando un monumento fa conoscere il monumento adottato, lo fa amare, per cui i giovani si radicano alla storia del territorio dove abitano e quindi chiaramente lo rispettano, lo amano, cercano di promuoverne in qualche modo lo sviluppo. D'altra parte, la stessa legge di Portici fu fondata proprio per portare avanti lo sviluppo dell'area vesuviana che prima di Carlo di Borbone era territorio di rapina, perché questo era un vicereame, non era un reame. Carlo di Borbone, diventando re per la prima volta dopo tanti anni a Napoli, aveva bisogno di far sviluppare l'economia del territorio e quindi con la reggia fece andare avanti il motore di quello che poi diventa il Miglio d'Oro. Quindi i ragazzi, conoscendo la reggia, conoscono quello che è stato il motore dell'economia che ha trasformato questa zona nella zona del Miglio d'Oro. Questa conoscenza è importantissima per loro, è un fatto culturale, ma la cultura è alla base. La cultura significa coltivare, quindi noi cominciamo a mettere i semi di quelli che è la conoscenza per lo sviluppo del territorio. Però per quanto riguarda gli appuntamenti con i giovani di Napoli 99, sicuramente c'è il Maggio dei Monumenti. Quest'anno abbiamo cominciato a proporre, vedete il nostro manifesto, monumenti in autunno, proprio perché è giusto che siano frequentati in periodi diversi dell'anno. E la cosa importante è anche cercare di fare rete sul territorio. E infatti qui ci sono i bambini della scuola Borsellino, che sono giovanissimi e che hanno come loro adozione la stazione Bayard, che è un rudere, ma loro apprezzano la bellezza di questo rudere perché è importante storicamente. Quindi significa avere una vista più approfondita, significa non guardare alle cose superficialmente. Questo vuol dire far parte della scuola adotta un monumento. Chiaro? Significa avere uno sguardo in più. Sindaco Nicola Marrone, gli sforzi anche dell'amministrazione sono stati premiati, finalmente è stato restituito un patrimonio artistico nazionale sia a Portici ma proprio all'intero paese nostro. Sì, ma io vedete, credo che un'amministrazione abbia un compito molto semplice, cioè quello di consentire alle risorse diciamo, e alle potenzialità del territorio di esprimersi. Qui siamo in presenza di una struttura sulla quale la Fondazione Ferrovie, in prima persona il Presidente Moretti, con il quale ho avuto il piacere di parlare, punta molto ed è una struttura che chiaramente può diventare struttura da 100.000 visite annue. Noi abbiamo l'obbligo istituzionale di collaborare e di contribuire alla gestione di questo patrimonio e abbiamo ragionato a lungo anche chiaramente sulla realizzazione del waterfront, rassicuro tutti che si farà, e di un parcheggio a sostegno di questa struttura museale, perché è evidente che la giornata di oggi dimostra ancora una volta come a fronte dell'interesse delle persone chiaramente le vie di accesso che per lunghi decenni, anche per la completa cecità e l'inerzia delle precedenti amministrazioni è assolutamente insufficiente e inadeguata. Quindi abbiamo il compito di dare vie di accesso, parcheggi e tutto questo collegando poi la struttura museale di Pietrarsa con il nostro lungomare. Professoressa Ricco del Liceo Silvestri, la scuola qui presente all'inaugurazione del Museo di Pietrarsa anche con il coro, ci dia qualche dettaglio in più.
Il coro polifonico Silvestri in Canto è nato 3 anni fa nell'ambito ovviamente di un progetto di rivalutazione della musica, perché al liceo insomma non c'è questa disciplina tra le materie di insegnamento. Sono 3 anni che questi ragazzi cantano insieme, si sono esibiti in occasioni importanti sia a Cappella Reale, anche al San Carlo, partecipando anche a premi e a concorsi dove si sono comunque distinti. Quello che li anima è la voglia di stare insieme, di cantare insieme la vita, le emozioni, tutto quello che ha a che fare con il loro mondo giovanile, e anche tecnicamente hanno raggiunto un livello certamente molto elevato. Ecco, ci saranno delle visite periodiche per quanto riguarda il liceo Silvestri al Museo di Pietrarsa in futuro? Certamente, questa nostra collaborazione che inizia anche oggi in questa giornata così importante sicuramente avrà un seguito, perché il Museo di Pietrarsa rappresenta certamente per il territorio porticese un museo importante, unico possiamo dire in Italia, quindi è giusto che i nostri ragazzi siano a conoscenza di questo ed elaborino dei progetti anche per il rilancio di questo posto del sud della loro terra. Se mi è concesso un dettaglio in più per quanto riguarda il coro, di quanti componenti è composta, i ragazzi che classe frequentano? Il coro è quest'anno, nell'ultimo anno scolastico, è stato composto da circa 30 componenti. Tutte le classi possono avere accesso, gli alunni di qualunque classe possono avere accesso. Come dice il nostro maestro, non ci sono voci stonate ma solo voci non educate, quindi tutti possono avere accesso. Ovviamente essendo un coro scolastico è di per sé un coro instabile, nel senso che i ragazzi si diplomano, molti di questi ragazzi che si esibiscono oggi si sono diplomati lo scorso anno, quindi va rinnovato costantemente, ma questo probabilmente è anche l'aspetto positivo di questo coro, il fatto di mettersi sempre in gioco, di ricominciare da capo e quindi di dare sempre nuovi stimoli ai nostri alunni. Professoressa Rosalinda Gallo, il liceo Silvestri presente in prima alla grande qui all'inaugurazione del Museo di Pietrarsa, questo a significare che il turismo è qualcosa di importante per i giovani? Certamente, il nostro volano del territorio è proprio questo museo e il territorio, ma più particolarmente la cultura e l'identità che a volte sono state completamente dimenticate. Attraverso i monumenti d'autunno, che diventa una giornata celebrativa proprio della prima tratta ferroviaria Napoli-Portici, quindi noi cerchiamo di puntare su quelli che sono stati i primati di una capitale che era cioè Napoli e Portici in particolare, capitale della cultura. Non dimentichiamo che i primi scavi archeologici si sono attivati qua, e quindi questi sono tanti tasselli che non dobbiamo assolutamente dimenticare. E attraverso la scuola Dotto Monumento, noi particolarmente nel liceo scientifico Silvestri di Portici, identifichiamo con grande volontà, attraverso la voce dei ragazzi che continuano ad aderire a questo progetto, cerchiamo di sollevare un poco quelle che sono le identità del territorio affinché esse possano essere il volano del turismo. Ultimamente sono stati 3 giorni di un turismo sostenibile, e quindi questo ci dà ancora di più la forza per trasmettere ai giovani quanto noi abbiamo ereditato, affinché loro lo possano tutelare e lo possano salvaguardare per restituirlo ancora alle future generazioni. Io porto i saluti della preside, la professoressa Enrichetta Irato, che purtroppo non è qui presente causa imprevisti, ma è una dirigente che è stata estremamente sensibile nel già attivarsi in quella che è la ricerca di una rete collaborativa tra le scuole. Infatti qui noi siamo presenti non soltanto noi, ma anche la scuola Borsellino, che ha adottato la stazione Bayard, e il liceo classico Flacco, proprio perché vogliamo fare una rete e una collaborazione affinché il turismo e il territorio possa risollevarsi. Tonia Borrelli, studentessa universitaria in materia del turismo, vogliamo ricordare che il Museo di Pietrarsa non è un semplice museo, ma è anche il primo tratto ferroviario, quindi a livello storico è la prima rete comunicativa. Certo, infatti proprio la Pietrarsa è il museo, è un museo appunto, ma non solo un museo, ma anche la prima rete ferroviaria che appunto proprio in sede ferroviaria ha comunicato, diciamo collegato i vari paesi tra loro. E per questo siamo qui oggi a ricordare quanto sia importante conoscere il bene culturale del proprio territorio, e soprattutto per le persone che sono del territorio stesso di Portici è importante conoscere quello che si ha nella loro città. Direttore Oreste Orvitti del Museo di Pietrarsa, potremmo dire che oggi il museo è il capitale artistica culturale d'Italia, visto il grande successo?
Questo grazie di essere intervenuti oggi, è il momento, è il porte aperte del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. È un grande successo, ma è negli obiettivi della Fondazione FS Italiane e del direttore ingegnere Luigi Cantamessa di far sì che questo museo apra sempre di più ai cittadini, agli italiani, agli stranieri, al mondo, perché è patrimonio di una cultura ferroviaria storica ed è patrimonio di tutti. Potete vedere insomma oggi le opere di restauro conservativo che sono state effettuate, quindi abbiamo condiviso la prima fase dei lavori con tutta la popolazione e che ha risposto con grande successo e con grande entusiasmo a questo momento di apertura. Professoressa Bruno, del laboratorio teatrale del liceo scientifico Filippo Silvestri, ecco, quali saranno i prossimi lavori? Appena iniziata la stagione, ci può dire qualche tappa importante dei ragazzi? Allora, i ragazzi sono impegnati nel laboratorio teatrale ormai da qualche anno e hanno messo in scena Shakespeare, Pirandello, De Filippo, e si esibiranno ancora quest'anno presumibilmente con Shakespeare. Quanti sono i ragazzi, gli alunni che partecipano a questo laboratorio teatrale? Sono 30. 30 alunni impegnati quotidianamente nel teatro? Sono impegnati un paio di volte a settimana per 2 ore e a partire da gennaio fino a maggio, quando ci sarà lo spettacolo finale che solitamente si tiene al Cinema Roma. Ai tuoi coetanei consigli di cimentarsi nel mondo del teatro? Sì, lo consiglio, anche perché vedo il teatro come, diciamo, come una cosa bella che almeno tutti i ragazzi devono provare nella vita, perché il teatro è espressione, il teatro è crescita e penso che veramente per un ragazzo fare teatro è scoprire nuovi orizzonti, anche perché comunque è una cosa molto bella che sinceramente non... Io, nonostante cerco di viverlo, ma non riesco neanche a dire cosa si prova a fare teatro, perché penso che sia una cosa molto bella. Molto bella, e invito le persone a farlo e a dire poi loro a me cosa si prova a fare teatro.